Eh sì, dovevamo cercare di recuperare, abbiamo fatto qualche cosa, però abbiamo lasciato qualche contropiede a Empoli che era normale. Peccato che abbiamo preso brutto gol su punizione, però fa parte del gioco. Voglio chiedere anche questa, una curiosità. Mi sembra che questa squadra non sia espressamente la squadra di Zema come la conosciamo negli anni. Non è ancora quello che si aspetta, oppure è Zeman che con l'età è diventato più saggio? Vuol dire che prima ero cretino. No, ci mancherebbe, l'abbiamo No, accorto, sicuramente vediamo. non abbiamo ritmo di quello che vorrei sulle giocate, perché perdiamo troppo tempo, cominciamo lenti da dietro e quindi poi è difficile andare contro difese chiuse a fare qualche cosa. Noi dobbiamo ripartire più veloce possibile, non ci riesce, anche se oggi per me a centrocampo hanno cercato di costruire, però è troppo lento. È una delle squadre più forti di Empoli. E per quello che ho visto finora, sì. Una battuta su Caputo che si sta confermando determinante. Caputo. Ha fatto 100 gol, vuol dire che ragazzo c'è, nel senso che l'avete preso, penso, qua per quello, per far gol. Poi è vero che ha sfruttato i nostri due errori. Mister, tornando Che su non so. Pescara, avendo visto anche altre partite, la sensazione è che la squadra, con sua squadra, ci metta parecchio ad entrare in partita, poi però migrana sempre, gioca sempre meglio nel secondo tempo rispetto alla prima sensazione di gioco. C'è un motivo che ha già capito dietro a questo? Ha un problema? Non lo so, oggi perché eravamo sotto, quindi dovevamo cercare di fare qualche cosa di più. Primo tempo penso che la volevano controllare, ma non l'abbiamo controllata. Non siamo squadra che può controllare le partite, che può giocare sotto ritmo, ripeto, per me è importante ritmo, non credo che problema di fisico, perché secondo tempo ce l'hanno. Ci dobbiamo abituare. Posto? No, come mai si era senza secondo portiere in panchina? C'era qualche problema disciplinare. Disciplinare, ma qui, cioè, nelle ore precedenti alla partita, nella vigilia, non è successo qualcosa? Non si È spazio, non si successo era da. rifiutato di andare in panchina, non so se è vero. No. Ma che vuole parare è un'altra cosa, sì. Vuole parare a tutti i costi. Quindi, ecco, scusami, se succedeva qualcosa chi andava a porta? Un giocatore? Un giocatore. Se potremmo sapere, cioè, qualcosa in più, nel senso c'è stato questo problema prima della partita e ha deciso di non andare il giocatore in tribuna. È diciamo, un problema che si potrà ricomporre entro poche ore in vista della gara con il Brescia. Se il ragazzo cambia atteggiamento, che è difficile.